Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi letteralmente sto inventando il contenuto. Ever Crisis purtroppo dal punto di vista contenutistico è molto più deludente di quello che mi aspettassi. Perché è vero che ci sono gli eventi, è vero che ci sono i ranking dungeon, è vero che ci sono i contenuti in solo e tutto quello che ovviamente si può fare, ma soltanto all'inizio del gioco. Quindi in un modo o nell'altro devi essere tu a inventarti il contenuto, e in questo caso sono proprio io a inventarmi il contenuto, perché una delle domande è una in generale delle domande non solo che mi faccio io, ma che leggo spesso nei commenti, nella chat quando andavo in live su Twitch, sui vari gruppi che comunque frequento anche per dare una mano, cercare di in un modo o nell'altro anche rispondere ad alcune curiosità e ad alcune domande, è sempre la stessa, ovvero: ma come si può effettivamente sopravvivere all'interno di un gacha? Ovviamente non tutti i gacha rappresentano la perfezione dal punto di vista, diciamo, free to play friendly, come Oper Omnia, come Dissidia Oper Omnia, con cui ho avuto la possibilità di condividere degli anni stupendi, in quanto non essendoci componenti PvP ed essendoci comunque delle componenti PvE che mi permettevano in un modo o nell'altro di sfruttare appieno i personaggi che avevo, mi consentivano anche di risparmiare tante risorse da investire successivamente negli altri banner. Ever Crisis fondamentalmente segue un pochettino questa rotta, perché abbiamo diversi contenuti PvE, abbiamo diverse possibilità di arrangiare i nostri team, però a differenza di Oper Omnia, su Ever Crisis i personaggi sono molto più eclettici, quindi si ha comunque la possibilità di poter aggiornare e poter modificare la propria formazione anche in base e soprattutto in base a quello che si possiede e quello che il gioco fondamentalmente ti dà. Che cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che in realtà non esiste un meccanismo identificativo nel gioco di Ever Crisis. Non esiste un party perfetto, non esiste un personaggio perfetto, ma esistono party e personaggi perfetti in base ovviamente alle situazioni che vi ponete davanti. Infatti ci saranno e saranno disponibili diversi eventi con più o meno personaggi adatti alla vostra situazione. È ovvio che essendo un gacha, i personaggi più adatti saranno sempre quelli più nuovi o comunque quelli che riceveranno l'equipaggiamento in base all'evento che andrete ad affrontare. Però ci sono anche delle caratteristiche imprescindibili dei giocatori che in un modo o nell'altro possono influenzare il nostro giudizio per quanto riguarda il pool, il miglioramento e ovviamente l'utilizzo dei vari personaggi. Come ad esempio il personaggio preferito, come ad esempio il personaggio con cui ci troviamo meglio all'interno del gioco, il personaggio con completezza di kit, animazioni e tutto quello che può essere anche al di fuori dell'evento specifico, e quindi utilizzarlo un po' come jolly in tutti quanti i nostri party. Il mio compito di oggi e il video che ovviamente sto registrando oggi serve proprio a questo. Serve a farvi capire come ragiono io all'interno di Ever Crisis e soprattutto perché delle volte suggerisco o consiglio determinati personaggi a differenza di altri. Per fare questo però ovviamente devo fare delle premesse, perché sono abbastanza doverose. Come ho detto prima, ci sono tanti fattori, tantissimi fattori che possono influenzare la mia e anche la vostra decisione di investimento per quanto riguarda le risorse, che appunto si possono
in un qualche modo riscontrare col personaggio preferito, col personaggio magari più eclettico da utilizzare in una determinata situazione, un personaggio che ha delle animazioni veloci e che quindi vi consente di essere molto più rapidi nell'infliggere danno o comunque nel potersi curare o nel potersi proteggere, eccetera eccetera. Quindi ci tengo comunque a mettere le mani avanti dicendo che i miei sono comunque dei ragionamenti anche in base all'esperienza di gioco, perché è ovvio che se un giocatore entra nel gioco adesso e quindi comincia a pullare e comincia a potenziarsi i personaggi adesso, è ovvio che troverà dei banner differenti rispetto a me che ho cominciato il gioco dal day one e che quindi ho avuto modo di poter evolvere e poter sfruttare personaggi in modo ovviamente diverso. Quindi ci tengo comunque a fare queste premesse. Però perché vi voglio parlare di come sopravvivere fondamentalmente in un gioco del genere? Perché per la stessa motivazione di cui stavamo parlando poco fa, essendo tutti personaggi eclettici e quindi avendo la possibilità bene o male di fare un po' tutto, cioè tutti i personaggi qui sono in grado bene o male di fare tutto, bisogna in un modo o nell'altro fare dell'ordine. Bisogna cercare un attimo di inquadrare bene quelli che sono i tasselli e bisogna cercare di inquadrare bene anche quelli che sono i personaggi. Ora, se noi andiamo a vedere i personaggi che abbiamo a disposizione in questo momento, ovviamente sono praticamente in totale 11. A brevissimo, letteralmente domani in teoria, perché voi vedrete questo video, anzi, o domani o oggi stesso, perché poi in base a quando caricherò il video, vedrete lo schema dei personaggi, arriverà anche Kaizit, che in questo momento non so ancora che cosa sarà in grado di fare. Ho un'idea di quello che probabilmente sarà in grado di fare, perché essendo comunque anche lui eclettico come tutti quanti gli altri, avrà modo di potersi integrare bene. Però dobbiamo in un modo o nell'altro anche cercare di capire chi abbiamo di fronte. Vi faccio un esempio abbastanza abbastanza discutibile in realtà, perché ho anche l'esempio perfetto per poter addirittura controbattermi, cioè sarò io stesso a fare un'affermazione, ma sarò io stesso a controbattermi. All'inizio del gioco, ovviamente, essendoci il banner disponibile soltanto di Cloud e Barrett, si è avuto, o per meglio dire, io stesso ho fornito delle linee guida sul come impostare i personaggi e sul come iniziare a vedere fondamentalmente i personaggi. Che vuol dire? Vuol dire che io, in realtà, nella mia mente, ho dato un ruolo, letteralmente, a tutti quanti i personaggi presenti all'interno del gioco. Sia in base alle armi che comunque venivano rilasciate all'inizio, quindi diciamo una serie di 10 armi che comunque venivano rilasciate a tutti i personaggi inizialmente, e poi successivamente anche in base a quello che abbiamo avuto successivamente. Per fare l'esempio più lampante, Cloud, che è uscito con la Murasame all'inizio del gioco, ovvero l'arma di tipo tuono, con il costume, con la skin che aumentava i danni di tipo tuono del 35% chiamato Arcanum, ha preso il posto fondamentalmente di quello che è il DPS elettrico elementale più forte ovviamente del gioco, essendo in grado comunque di fare delle cifre abbastanza importanti grazie soprattutto al costume, perché qui i costumi, a differenza di altri giochi, non sono semplicemente estetica, ma vi consentono anche di migliorare degli attributi specifici dei personaggi. Quindi è ovvio che se io vado a pullare nel banner di Cloud ottenendo le armi di Cloud e il costume di Cloud, lo interpreterò e lo utilizzerò all'interno del mio account come DPS elementale elettrico. Ma a questo si contrappone un ragazzo della mia community che, per quanto riguarda Cloud, ha trovato soltanto le armi curative. Ha trovato praticamente Cloud che gli fa da curatore. E quindi già il mio discorso, ovviamente, per quanto riguarda il ruolo, prende una forma più concreta. Perché è ovvio che ci sono comunque dei ruoli predefiniti, tra virgolette, tra i personaggi, ma è anche vero che bisogna adattarsi con quello che il gioco ti dà. Quindi se a me il gioco mi dà soltanto le armi curatrici per Cloud e le armi da DPS per Eris, è ovvio che Eris diventerà la mia DPS e Cloud diventerà il mio curatore.
a differenza mia, che ho investito sul banner di Cloud ottenendo la sua arma elettrica, il suo costume elettrico, e quindi l'ho utilizzato e lo utilizzo tuttora come DPS. A questo però bisogna aggiungere anche il fattore elemento, perché all'interno del gioco di Ever Crisis gli elementi sono molto molto importanti. Infatti debolezze e resistenze elementali consentono al personaggio di incrementare a vista d'occhio il coefficiente offensivo con cui riescono a competere all'interno del gioco. Cloud, ad esempio, è uno dei personaggi che come fattore di elemento e come fattore fisico è uno tra quelli più completi che abbiamo a disposizione nel gioco, perché ha la possibilità di intercambiarsi letteralmente con ben 4 elementi differenti. Abbiamo l'elemento tuono, abbiamo l'elemento fuoco, l'elemento acqua e l'elemento ghiaccio, che è uscito comunque da relativamente poco tempo. Quindi Cloud nella mia mente, e in base ovviamente anche agli aggiornamenti, i power up che ha ricevuto, è diventato il mio DPS elementale fisico. Anche perché bisogna dividere la branca dei DPS in DPS fisici e DPS magici. Infatti lo stesso Young Sephiroth, quando uscì con il suo banner iniziale, uscì con un'arma ghiaccio elementale magica che lo ha messo sul podio per quanto riguarda i DPS magici. Quindi, se da un lato abbiamo Cloud, che nel mio collettivo, nella mia mente, è un DPS fisico elementale, sicuramente Sephiroth potrebbe essere la sua controparte magica, quindi diventare un DPS multi-elementale, però dal punto di vista magico. A differenza di altri personaggi, come ad esempio Eris, uscita con l'arma principale, chiamiamola così, che poi ovviamente non è l'arma principale, ma è una delle armi migliori possibili da ottenere all'interno del gioco, che cura tutto il party. Quindi di conseguenza Eris, nel mio immaginario, nella mia testa, si va a collocare come healer. Anche Matt è un personaggio estremamente eclettico, che vi consente di poter sfruttare le sue cure, le sue difese e anche il suo lato DPS. Matt, per esempio, all'interno del gioco, a mio avviso, è uno tra i migliori, perché può ricoprire veramente tutti i ruoli, anche in base alle armi che possiede. Che cosa voglio dire? Ovviamente, quando parliamo di armi che si possono possedere, dobbiamo fare un calcolo di tutte le armi che bene o male i nostri personaggi comunque possiedono, perché come potete notare abbiamo comunque un bel collettivo di ben circa 10-12 armi a testa, che ovviamente devono essere potenziate e poi successivamente devono essere associate comunque sia a una skin, quindi a un vestito che mi consenta di aumentarne quegli attributi. Però per fare un'idea, cioè per darvi un'idea, Cloud, come potete vedere, abbiamo la Sky Splitter che fa danni fuoco. Abbiamo la skin che ci consente di fare più danni fuoco? Sì. La Maritime Sword che fa danni di tipo acqua. Abbiamo una skin che permette a Cloud di fare più danni di tipo acqua? Sì. Non è l'Arcanum e il Water Mastery, però abbiamo comunque la possibilità di fare più danni di tipo acqua. Abbiamo la Murasame che fa danno elettrico. Abbiamo una skin per Cloud che ci consente di fare più danni elettrici? Sì. E quindi possiamo utilizzarlo. Ora qui non è disponibile, però posso farvela vedere tramite il menu delle armi. Abbiamo anche, facciamo addirittura proprio character, anzi no, scusatemi, facciamo proprio così, coop letteralmente. Come potete vedere, Cloud possiede anche l'arma che fa ghiaccio, che fa danni fisici di tipo ghiaccio. Ha il costume che ci consente di fare danni di tipo ghiaccio? Sì, eccolo qua. Con l'Arcanum che ci permette di incrementare il danno fisico ghiaccio del 35%. Abbiamo anche il costume elettrico che ci permette di fare più danni elettrici e abbiamo anche quello fuoco. Quindi è ovvio che in questo caso Cloud per me rappresenterà senza ombra di dubbio il DPS multielementale fisico. Se dovessi parlare di altri personaggi o in un modo o nell'altro dovessi
cercare di costruire un personaggio e dargli ovviamente il ruolo per quanto riguarda il mio setup, per quanto riguarda in generale anche il mio collettivo di gioco, è ovvio che devo scegliere in base alle armi che possiedo. Come ad esempio Barrett, che per me è diventato un perfetto supporto difensivo perché mi consente comunque di incrementare la difesa fisica, mi consente di abbassare l'attacco fisico e l'attacco magico dei miei avversari, ma al tempo stesso, dipende come lo voglio utilizzare, mi buffa anche l'attacco magico di altri personaggi, quindi posso utilizzarlo letteralmente come un support barra tank, anche se ancora di preciso non abbiamo il tank con aggro, ma tecnicamente dovremmo averlo prima o poi, e Barrett è un ottimo candidato per questo ruolo. Tifa, che è uno di quei personaggi che può essere utilizzato come debuffer, in base ovviamente alle armi che possedete, ma con gli ultimi banner e con le ultime armi che ha ricevuto Tifa, è diventata un DPS della Madonna. E riesce a fare veramente dei buchi, dei crateri per quanto riguarda alcuni eventi e soprattutto per quanto riguarda anche alcuni setup con la quale è possibile buildarla. Quindi va molto in base anche a quello che avete. Eris, che fondamentalmente parlando può essere comunque un'ottima curatrice, può essere anche lei una debuffer se avete la San Umbrella, ma al tempo stesso per chi la possiede può anche essere un DPS di tipo vento, può essere un DPS, cioè può letteralmente anche essere un DPS di tipo vento, per fare esempio, visto che lei possiede la skin per fare danni vento aumentati. Ovviamente parliamo di danni magici in questo caso, però sono sempre elementali. Red forse è uno di quelli che è un po' più sottotono rispetto a tutti quanti i personaggi, perché comunque ha un paio di skin che sono interessanti, ma non ha le armi che possono dare giustizia al personaggio di Red, almeno non ancora. Yuffie, che quando è stata introdotta all'interno del gioco è stata introdotta con l'Arcanum Vento fisico addirittura, che ovviamente per me è entrato un po' in contrapposizione con il progetto che avevo per Cloud, quindi renderlo comunque un DPS multi-elementale fisico, però l'idea di poter dividere gli elementi tra due personaggi è comunque un'idea validissima. Quindi dare magari elementi fisici a Cloud di, in questo caso, fuoco, elettrico, ghiaccio e acqua, che possono tranquillamente essere coperti da Cloud, mentre invece, che ne so, vento, terra, sacro e oscuro, per fare un'idea, posso dargli a Yuffie e quindi avere comunque due DPS fisici elementali che possono in un modo o nell'altro sostituirsi e permettermi comunque di giocare in modo totalmente libero. Così come Zac, che è molto forte dal punto di vista magico ma è anche molto forte dal punto di vista fisico. Zac è un perfetto ibrido tra attacco magico e attacco fisico e lì poi starà a voi ovviamente cercare di indirizzarlo verso una categoria in base anche alle armi che riuscirete ad ottenere. Così come Glenn è un ottimo attaccante fisico che però adesso ha preso anche l'elemento dell'acqua, ha preso il Water Arcanum addirittura, quindi capite che già anche in contrapposizione con quello che dicevo prima, avere comunque un DPS solo multielementale potrebbe anche non essere la strategia decisiva e magari addirittura dividere gli elementi tra tre personaggi. Però questo che cosa comporterebbe? Comporterebbe che le vostre risorse verrebbero spese, non dico inutilmente, ma verrebbero spese più del dovuto. Mentre invece se avete la possibilità di potervi concentrare su determinati personaggi e riuscire ad avere quei personaggi al top delle loro prestazioni, riuscireste sicuramente a risparmiare tante belle gemmozze. Anche questo ovviamente preclude delle rinunce, preclude alla rinuncia magari di fare posizionamenti nei ranking dungeon al top, perché non avendo magari quei determinati personaggi purtroppo si va a soffrire. Oppure alcuni eventi potrebbero essere più difficili rispetto ad altri, alcuni setup potrebbero funzionare meno rispetto ad altri. Ovviamente, come nella vita, è un dare e avere.
Quindi se voi volete in un modo o nell'altro ottenere e ovviamente risparmiare più gemme, è ovvio che nella vostra testa il mio consiglio personale è quello di dare un ruolo ai vostri personaggi, in modo tale che quando usciranno diversi banner, che quando si avrà la possibilità di pullare con diversi banner, possiate avere la possibilità di gestire le vostre risorse come meglio crediate. Ecco perché io alcuni banner li consiglio in modo così esplicito e altri banner invece non li consiglio più di tanto. Perché nel mio immaginario collettivo, ma soprattutto per chi gioca dal day one, che molto probabilmente possa avere un pensiero concorde col mio, cerco in un modo o nell'altro di far risparmiare delle risorse. È ovvio che poi possono subentrare le incognite, come quella che può essere di Kite Sith, che magari diventa un personaggio estremamente rotto e quindi si ha l'obbligo in un modo o nell'altro di doverlo utilizzare o comunque di doverlo pullare. Io spero ovviamente di no, perché al momento non ho risorse, ma questo è un altro dettaglio. Però la cosa importante, a secondo ovviamente quello che è il mio consiglio, il mio suggerimento nei vostri confronti, è quello di identificare ogni vostro personaggio in base a quello che avete ricevuto inizialmente e in base a quello che volete per il vostro personaggio. Perché, come vi ho detto prima, essendo il gioco capace di rendere ogni personaggio quello che volete, quindi un DPS fisico, un DPS magico, un DPS elementale, un DPS non elementale, un buffer, un debuffer, avete letteralmente l'imbarazzo della scelta. Ma il consiglio che do a tutti e il consiglio che vi voglio dare con questo video è quello di dare un ruolo ad ogni vostro personaggio in modo tale da poterlo potenziare solo ed esclusivamente per quel ruolo e non sprecare risorse per renderlo eclettico. Renderlo eclettico con una variabilità e soprattutto con una variante di personaggi così grande, secondo me, non ha senso. È inutile che Cloud lo pulli in qualsiasi banner. Cioè, se mi escono armi magiche per Cloud, ovviamente io non consiglierei di pullarlo, perché Cloud nella mia testa e nel mio immaginario è comunque fisico. È vero che se voi, ovviamente a differenza mia, abbiate ottenuto più armi magiche, è ovvio che andate a investire su Cloud dal punto di vista magico. Ecco perché è giusto dare un ruolo al vostro personaggio, perché quando un banner esce e vi pone davanti una scelta che si può negare o comunque che si può rifiutare, non è peccato. Non è peccato rifiutare ciò che non vi conviene. E ripeto, non dovete necessariamente pullare tutto, perché se vi mettete lì a pullare tutto, voi non ne uscirete vivi e quitterete nel giro di veramente pochissimo tempo. Ecco quello, cioè ecco qual è soprattutto il mio consiglio. Quindi è vero che mi sono dilungato, è un video molto più lungo rispetto a quello che faccio solitamente, però ci tenevo a chiacchierare un attimo con voi e ci tenevo a darvi questi consigli che secondo me sono fondamentali. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile. Se ovviamente volete commentare e volete anche dirmi quali sono i vostri ragionamenti, quali sono diciamo le vostre idee, quali sono ovviamente i vostri schemi, io sarò ben lieto di rispondere e confrontarmi con voi. Però vi ricordo sempre: educazione, rispetto, che è una cosa che sto notando ultimamente manca troppo. Quindi vi ringrazio ancora per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e come sempre ci becchiamo alla prossima. Adieu.